L'avvocato Mario Megna è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Crotone. L'elezione è avvenuta nel corso della riunione della massima assise cittadina. Megna ha ottenuto 20 voti al termine di un dibattito durato oltre 3 ore, caratterizzato da una lunga serie di interventi, sia di maggioranza che di opposizione. L'elezione di Megna, consigliere comunale di lungo corso, eletto per la prima volta nel 2006, nelle fila di diversi schieramenti politici, in passato assessore e vice sindaco con l'amministrazione di centro-sinistra guidata da Peppino Vallone, fa seguito alle dimissioni dell'ex presidente dell'Assemblea, Giovanni Greco, che resta consigliere e non escluso possa essere nominato assessore nella prossima rivisitazione della squadra di governo, annunciata a più riprese dal primo cittadino. Mario Megna è stato eletto consigliere comunale nella lista Iole Santelli ed ha anche rivestito l'incarico di coordinatore cittadino di Forza Italia. Con la sua elezione si allarga la maggioranza che sostiene il sindaco Enzo Voce. Questo per me è un merito, il merito di essermi sempre fatto riconfermare dall'elettorato cittadino e poi di avere dei riconoscimenti anche all'interno dell'amministrazione, perché ripeto, ecco, non si diventa Presidente del Consiglio se consenso all'interno della stessa assise. Lei è stato consigliere comunale del Partito Democratico, poi di Forza Italia, adesso è il presidente del Consiglio Comunale, diventa un civico, insomma. No, ma io credo che insomma sono stato nel PD comunque una lista civica, vicino al PD, ma è stato candidato nella lista del PD, ma poi il PD è sparito, non ha più partecipato alle elezioni comunali e quindi mi sono avvicinato a quella che può essere un'area democratica, perché io mi ritengo un democratico e moderato, essendo anche molto equilibrato caratterialmente, e allora mi avvicino a un partito che può, diciamo, rispecchiare la mia indole. Soprattutto poi ho condiviso un percorso politico con Sergio Torromini e con tanti altri amici, e che quindi insomma credo di aver fatto la scelta giusta. Oggi ci troviamo dinanzi a una crisi dei partiti evidentissima, no? Il mio partito, che è Forza Italia, oggi non versa in buona salute, ci sono delle difficoltà evidenti a livello nazionale e anche a livello locale, e questo poi sarà un oggetto di riflessione da parte mia e da parte di tante persone che mi stanno vicino, e chiaramente da qui a breve saranno delle soluzioni. Quindi ad oggi io non sono civico, sono in Forza Italia, ma c'è un ragionamento in atto e probabilmente domani non sarò più di Forza Italia.